autobiodice ci descrive questo libro? Allora, il racconto dei 27 mesi che Gabriele D'Annunzio trascorre a Napoli, 27 mesi in cui nella vita dello scrittore accade di tutto, nuovi amori, nuovi amanti, il tentativo di uccidere addirittura Pulcinella, ma soprattutto un'impronta nuova data alla vita culturale della città. Da che nasce questo amore per D'Annunzio? È un incontro nato per caso, la lettura del piacere, l'incontro con la bellezza della parola. D'Annunzio fu un grande sacerdote della parola, lavorò come un matto a dispetto di quello che convenzionalmente si crede. E da lì la fascinazione. D'Annunzio è stato vittima per tanti anni di una sorta di pregiudizio ideologico, lo si è sempre etichettato come il poeta fascista, nonostante lui non aderì mai al fascismo, non parlò mai né esaltò mai le camicie nere, anzi parlò sempre di camicie sordide. Quindi, certo, ebbe un rapporto diretto con Mussolini, come lo ebbero tanti altri della sua epoca, da Ungaretti a Marinetti, per arrivare a Gramsci, allo stesso De Gasperi. Un pregiudizio nei confronti dello scrittore, lo dicevo già prima, mentre invece si tratta dell'unico autore italiano conosciuto e tradotto in tutto il mondo. Scuole che hanno un indirizzo musicale ormai sono diventate di moda. In realtà nell'area giulianese riuscite a trarne dei benefici per questi ragazzi? Diciamo che praticamente oramai siamo radicati qui sul territorio da tanti anni, perché il corso di indirizzo musicale esiste già da più di 25 anni qui a Giuliano alla Scuola Media Basile. Siamo sempre stati presenti, siamo stati contattati, a volte abbiamo dovuto far fatica noi per essere presenti sul territorio, però abbiamo avuto sempre la disponibilità e non l'ultima quella di stasera della chiesa qui a disposizione per noi, perché trovare gli spazi effettivamente diventa molto ma molto complicato. Questa sera lei dirigerà questi ragazzi, che brani musicali affronterà? Allora faremo brani tipicamente natalizi, da Tu scendi dalle stelle, Adeste Fideles, Bianco Natale, Jingle Bells ed altri brani. Avremo anche il coro e diciamo l'orchestra dei ragazzi di seconda e terza media. Stasera siamo in una chiesa meravigliosa, i ragazzi si dovranno esibire. Questi licei queste scuole con indirizzo musicale nel tempo hanno conquistato un ruolo che prima non avevano. Sì, certamente è stato un arco di tempo in cui è stata una sperimentazione che non poteva non tramutarsi in istituzionale l'indirizzo musicale. Fare uno strumento per un ragazzo oggi è veramente una cosa che va al di là della semplice scuola. Rispetto agli altri ragazzi, per la sua esperienza, quelli che frequentano questo liceo musicale sono più tranquilli? Sempre. Sì, certamente sono più tranquilli, ma perché hanno dentro qualcosa di in più, ecco, hanno una passione per la musica, per l'arte e quindi sicuramente sono ragazzi speciali. Signora, come mai è qua stasera? Perché c'è il saggio di musica della sezione musicale della scuola Basile e mio figlio è uno dei musicisti, quindi siamo venuti allo spettacolo. Ma al di là di suo figlio, che ne pensa di queste iniziative? Io penso che sia un'iniziativa eccellente e anche, devo dire, farlo in questa chiesa nonostante ci siano dei lavori in corso, perché così c'è una capienza maggiore e c'è anche la storia della nostra città, perché qui c'è le origini del Basile. L'iniziativa, per me la musica, l'arte, la bellezza a 360 gradi, è cultura e quindi posso soltanto approvare. E d'altra parte la scelta per mio figlio è stata in quel senso. Thank you.